Ehi hey, la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Unturned con Marco88 e Mazzetess Allora in questo eh, episodio inizierei con lo spiegarvi le ultime piccole cose di crafting per gli edifici che non vi avevamo fatto vedere Che sono la porta, la finestra e eh, la porta del garage Intanto nel frattempo ho costruito questi garage 3 e 3 a testa come avevamo stabilito e allora ho già tutti i materiali. Naturalmente, per fare i fuori, dove inserire le porte, le finestre e le porte dei garage, si fa con i wooden wall. Come vi ho già spiegato la, la scorsa volta, con i wooden support aggiungendone sempre di più. Con un procedimento simile, i wooden frame con dei bolts che si ottengono anche dallo scrap metal. Se per caso non ne avete trovati. Uh, un wooden frame e dei bolt adesso non mi ricordo più quanti, due mi pare. Da una wooden door. Adesso vediamo, ah no, uno. Uno e uno. Da una wooden door che è uh, no, ho bisogno di apparel. Ok, che appunto si può piazzare. Tipo qua. In realtà, si può piazzare anche nel nulla. Eh, però magari piazziamola per bene. Che dici, Marco? Dico che è la scelta è migliore. Ecco che sexy. Da notare che ti vedo anche attraverso la porta. Comunque, invece, continuando con lo stesso procedimento per cui si fa ehm, l'apertura. Mettendo degli altri bolt a un wooden door viene un wooden shutter. Che è appunto la finestra. Diciamo, non è una vera e propria finestra. Potremmo metterla qua, che dici? Tanto possiamo anche sì, tenerla aperta. Permetterla. Tra l'altro le finestre hanno tanto me non per tanto. Praticamente sono delle mini serrande da garage. Ma sì, eh, più che altro sono per eh, il PvP secondo me. Perché così puoi stare accucciato e, e puoi sparare alzando quello e richiudendola. Tra l'altro hai messo la porta storta. Ah no, perché è storta? No, si apre verso andare... l'interno volendo si può anche aprire cioè, a me metti. piace di più quando si apre verso l'esterno come vuoi se vuoi si può abbattere e farne un'altra no lasciamola così ok e adesso vi faccio vedere il, la porta invece del garage che si chiama ehm, non mi ricordo più come con la wooden door le, si le fa shutter, dai, il wooden shutter e con il wooden shutter si chiama facendo i con i ball No, ah no, non era col... Aspettate che... Ho fatto qualcosa di sbagliato... Ah no, è perché ho bisogno di due wooden shutter. Ecco, oh, ci voleva proprio una doccia di sangue puro e puro. Quindi abbiamo bisogno di due wooden shutter, quindi via questo, facciamo un altro wooden shutter. E... Uh... Due wooden shutter con dei bolt ci danno. Con usain bolt ci danno un wooden gate. Tutti questi possono essere upgradeati anche di metallo. È più costoso. Ma GG. Perché me lo fa così piccolo? Ah, perché non ho piazzato l'altro. Non ho ancora piazzato l'entrata. Vabbè, vorrà dire che lo vedremo in un altro episodio. Perché ci manca il uh, l'altro. Che però, vabbè. A parte che posso farlo anche tipo in un nanosecondo. Perché se metto questo e questo, cosa succede? Abbiamo un wooden doorway. Il wooden doorway con un wooden support ci dà quello, il wooden window con un wooden support ci va un wooden gray G. gray. G? non so come lo pronunciano loro, io lo pronuncio in francese, lo pronuncio garage. Ecco qua il nostro wooden garage. E adesso chiudiamo Marco88 dentro con questa bellissima porticina che non si mette mai al punto giusto. E sembra un po' un casino, eh, piazzare questi elementi. Credo che lo piazzerò sbagliato. Se mi viene in mezzo non riesco neanche a piazzarlo. Ok, te l'ho piazzato tutto storto, guarda. No, non è troppo storto, dai. Guardiamo un attimo. No, no, sembra abbastanza dritto, dai. E boh. Tanto carino. A questo punto, visto che io sto morendo di fame e sete, direi che possiamo andarcene. Ra mentre io mi disseto, racconta pure tu che cosa avevamo in piano per l'altra parte dell'episodio. Bisogna decidere cosa fare riguardo Antarned, perché se la pace tarderà a arrivare, abbiamo finito anche le cose da fare, quindi si può pensare di iniziare in concomitanza un altro Magari un free to play. Ne avevo adocchiato uno cartunesco del genere che fai tu. Vediamo, è una cosa nuova. <ride> che a poi a me ha fatto ridere quando mi mette del genere che fai tu, non è realmente un genere, diciamo quello cartunesco, è più che altro un, una caratteristica, diciamo forse. forse si può dire... io, io, non... io ultimamente sto facendo un po' di platform puzzle, diciamo tipo. Tipo Valiant Arts e Child of Light, che sono un po' sul genere platform puzzle. Però, beh, comunque, adesso eh, andremo a farvi vedere gli achievement, quelli sbloccabili, un po' particolari. O almeno così avevamo pensato. Prendo questa esatto. macchina, ti va, Marco? Una qualsiasi. Allora, tre achievement particolari sono su Steam da sbloccare per Antarnet. Mm che hanno dei nomi anche un po' caratteristici. Il primo è quello di... Eh, che eh, si tratta in pratica di eh, oltrepassare il ponte, quello crollato, cioè andare a vedere cosa c'è dall'altra parte. Eh, un altro è quello di trovare della gente che se la sta spassando, dice così l'inglese dell'achievement, e vi faremo vedere chi è questa gente che se la sta spassando. E trovare il campionato di, del mondo di scacchi 2014 Sono un po' diciamo più che altro degli easter egg Perché non è che si tratti di... Credo che devo girare di qua, vero? Sì, infatti Qua per il ponte Esatto, iniziamo ad andare con il ponte Poi dovrò guardare... Tu per caso Marco hai la mappa dietro? No, no, ce l'ho anch'io, vabbè No, e... non no, la mappa, l'ho persa No, ah, è vero, perché Marco ha avuto dei problemi con l'hard disk Quindi ha perso un sacco di cose mi sono fatto ferire come un nabbo Eh, un po' di tempo con un gioco. E quindi ha perso un po' di roba. Non importa, ho recuperato la maggior parte. Tranne andarned non riesco a capire come mai ho deciso di mettere i salvataggi nel BIOS. No, nel BIOS scusa nel che. Nel che hanno piazzato i salvataggi si sì, ma sono nelle, nelle impostazioni del sistema sono eh, delle cose del un sistema. po' sì, dovrebbero stupida. fare dei salvataggi gestibili un po' più facilmente anche perché per cambiare da salvataggio un altro c'è un metodo abbastanza complesso per farlo e... eh, per... anche perché pasticciare lì non è il caso si sì, non è un granché ecco un'altra cosa che vorrei tanto è, è abilitare sto carro armato qua sai che fa <ride> andare in giro con questo si sì. Tra l'altro, ho letto anche due cose sulla wiki eh, riguardo a questa cosa qua. Allora, l'obiettivo le... obiet... sarebbe quello di buttatevi in acqua, salite eh. qua, e poi Un si può saltare di qua. Dammi due minuti che devo fare una cosa veloce. Ok, io intanto sto qua. Affronto duramente questi zombie. Stavo dicendo che eh, questa è una. Cosa caratteristica perché eh, uno è l'unica location che eh, ha sia dei, degli zombie civili, degli zombie militari e degli zombie della polizia, è l'unico posto proprio di tutta la mappa e tra l'altro è caratteristica perché sembra che tutti stiano scappando dalla, dalla terra, diciamo che quella mentre noi siamo su questa isoletta. Eh, dalla parte principale del Canada Per scappare dall'infezione. Ma in realtà vengono bloccati E l'infezione passa comunque oltre Diciamo, quindi Finisce qua dove ci siamo anche noi Com'è carino Marco88 così mm -hmm. Con quella divisa tutta mimetica che gli ho regalato Tra l'altro le, le batterie non so cosa servono Posso prenderle ma non so cosa... Beh, Beh abbiamo un fracco di roba tanto Oh, oddio, questo non l'avevo visto... Cosa fai? Devi morire assolutamente. Mi piace questo furgoncino, peccato che non posso tirarlo fuori di qua. Uno zaino, non so se Marco ha uno. Sì, ce l'ha uno zaino, l'ho visto che c'aveva uno zaino. Qua eh, niente, niente di che. C'è uno Swift Magazine, che è quello per la pistola. Qua c'è un, un altro Swift Magazine. Però qua posso prendere. No, queste non possono neanche essere prese, appunto, di macchine. Sono delle macchine così di scena, più che altro. Bene, l'obiettivo dell'achievement, una volta che siete arrivati qua, è semplicemente questo: corri, 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 corri. corri. Tra l'altro, sapete, io la prima volta l'ho raggiunto a nuoto. Cioè, ho fatto tutto sotto a nuoto perché non ero riuscito a salire di là. Perché in realtà non credevo si potesse salire da quel punto là. E quindi l'ho fatto tutto a nuoto e splashti, 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 splashti. E ancora molto più lento. Poi tra l'altro non avevo il, la skill al massimo che puoi correre, tipo per delle ore e mezza. Perché è davvero un sacco lungo e a nuotare è davvero una cosa eterna. E quindi sono rimasto là ore e ore. Credo che a questo punto ti dia l'achievement. Io no? <ride> purtroppo l'ho già... l'ho già raggiunto e eh sì infatti vedete non mi fa più andare oltre là è, è bloccato insomma è oltre oltre i confini della mappa e arrivati qua appunto dice achievement a bridge too far cioè un ponte troppo lontano e quindi questa è appunto la zona che deve essere raggiunta per sbloccare l'achievement E come di nuovo scusa Ci vanno delle ore No niente non ti preoccupare Io intanto stavo facendo vedere Fino a dove bisognava arrivare Perché ci va un attimino Bisogna correre un fracco E, e buon Credo che possiamo passare al prossimo Se i tuoi iscritti vogliono vedere esattamente Me che corro fino laggiù Uh, nel senso perché che... io l'ho fatto anche tu Cosa? Io l'ho fatto, credo anche tu l'hai fatto Sì 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 mia... infatti Facevo solo Quindi vedere semplicemente vedere che cosa c'è là in fondo Cioè niente Quindi se per caso volessero vedere me che corro nel nulla eh, Possono vedere il mio video Credo che non sia fondamentale Che lo rifacciamo di nuovo, no? L'unica cosa è brutto vedere E cosa a scivolo cos'è? È brutto vedere la camionetta dei pompieri messa lì così, perché è rara, io l'ho fatto esplodere nel primo prima volta che ho giocato a Antuned della camionetta. Si? Sì. Tra l'altro secondo me è il veicolo più lento di tutti, perché va al massimo a 40 orari. Ma è bella, io invece l'ho portata a casa nel mio mondo di single player. Stavo spiegando tra l'altro che Questo è l'unico posto dove si trovano sia dei drop civili che dei drop. Che dei drop militari, militari che quelli polizieschi diciamo. Oh, ma c'è un altro schifoso qua, cosa si è, si è rispawnato? C'è un Ogni tizio là rispauna, dietro, no? dove... dove stai andando? scemo unito? ecco, vedi che ti abbiamo ucciso come. Tra l'altro queste bende posso anche utilizzarle, visto che ho perso un po' di... Oh, non ho più cibo! Mangiame, ho finito l'ultimo cavolo! No, era una patata forse, vabbè. Voglio, voglio un pomodoro. Ma no, grazie, quando poi avrò fame è solo il 5%, quindi non è grave. Possiamo salire in macchina, Io intanto guardo di da che direzione è l'aeroporto, dall'altra parte, quindi adesso dobbiamo invertire e andare tutto dall'altra parte. Ah, questo è per far vedere dov'è il Confederation Bridge, quello che dovete trovare in pratica per sbloccare l'achievement. Gli altri achievement sono abbastanza semplici, quindi potete farli anche da voi, nel senso non sono da capire, tipo uccidi mille zombie o uccidi mille giocatori o raccogli mille risorse. Credo che quello di raccogli mille risorse non l'ho ancora mai sbloccato. Tu, Marco? Non credo proprio. Sono un sacco mille risorse comunque. Soprattutto adesso che ho resettato tutto, non è possibile. Ah, già effettivamente. Però, no, scusa, ma l'achievement dovrebbe tenerlo salvato comunque in Steam. Scusa, l'account Steam mm. è comunque sempre lo stesso. In effetti, sì. Tra l'altro, non puoi sapere ieri il panico che ho provato. Mara. Avevi dei video ancora da caricare? Già registrati? Non ho recuperato e sono riuscito a recuperare tutto. Però. Abbiamo tirato giù l'alce. Però beh dai, poteva andarti peggio insomma. Alla fin no, fine... Quello no, di no. scatole, Ho dovuto installare il sistema operativo. Tra l'altro mi sa che è stato un virus perché... che funziona correttamente la disk. Boh, possibile. Alla fine loggando la prima volta con W7 mi, di... mi ha detto e la partizione in cui c'era Windows 8 era compromessa di fare un backup per eventuale perdita dati ma non ha senso scendi che ci cioè, disfascia la macchina sto cane tra l'altro non ho neanche la, la fiammossa idrica qua dietro io. per caso tu ce l'hai? oddio guarda ce l'abbiamo tutti addosso lol che bel party un party zombesco allora per il prossimo achievement dobbiamo raggiungere l'isola che sta di fronte a noi quindi io direi 3 2 1 splash possiamo usare il ponte che abbiamo creato che ponte abbiamo creato scusa abbiamo creato un ponte anche per quell'isola ti ricordi no era per l'altra isola di fronte vero pensavo di sì, sì. Cioè, vabbè. no non era questa era un'altra perché questa è quella dove c'è la tipo la zattera arenata non è quella con eh, con l'elicottero dove siamo arrivati noi era quella con l'elicottero No, questa è neanche quella con la zattera renata. Forse questa è dove non c'è niente. Quella con la zattera renata è quella dietro l'aeroporto. Non C'è niente, come fanno a spassarsela? Quella dell'altro achievement, eh? Stiamo andando sull'achievement degli scacchi o di quelli che stanno. No, di quelli che se la stanno spassando. Questo lo farò, perché no? Non l'hai mai fatto? Cosa io mi aspettavo di quelli che se lo stavano spassando davanti al cartello della banana 50 euro. Spassare. Ah, <ride> sì, è sì, anche basso. quella è simpatica come cosa. ma ti sei stato abbastanza simpatico. Tra l'altro, alcuni aggiornamenti: Internet 3.0 è uscito in una fase beta, ma eh, cos'è che volevo dire. il eh, il creatore però l'ha reso, reso disponibile solo per i server quindi ci si può accedere solo andando su qualche server che ce l'ha già sopra. Altrimenti non c'è ancora nulla diciamo per il single player. Però si sta, si sta muovendo già qualcosa però in quella in direzione. Teoria, insomma, adesso solo in teoria: se tu prendi i dati del server che contengono la mappa e te li metti in single player, dovrebbe funzionare. Però non so se. Eh, non lo so perché lui ha detto che cioè, nelle... nella to-do list c'è il fatto di renderlo disponibile per, multi... per single player quindi forse c'è qualcosa che non. Es boh. non puoi accedere in ogni caso a una mappa che non possiedi anche tu. Cioè, anche tu devi avere la mappa. Sì, sì. comunque mi sei dietro? Ok. Qui non c'è niente, ma gli zombie spawnano comunque intorno a quello che è il, il tizio che se la sta spassando. Questo che papà, questo bellissimo uomo che si prende il sole, non curante di tutto quello che sta succedendo. Poverino, lasciamolo riposare. C'è il giornale anche qua. Ora. Voilà. Title. C'è una tazza. Mi hai fatto male. Ti spacco la faccia. Intanto non puoi romperlo. È un elemento fisso. La spassa con una ruota in testa. Ma si, sì, deve essere tipo un cappello. Sì, che so io. io quando sono arrivato in là credo fosse un, uno zombie. Infatti, ero pronto a, a attaccarlo. Solo no, io, invece... io ho visto un'analogia con un film. Ti uh, indovina quale? Dai, quale indovinello? Che Sarà qualcuno non... che non ho mai visto. No, è recente anche, Beh, forse non l'hai visto. Ma io non vado molto al cinema in realtà. Neanch'io. Io me ne guardo in streaming. Ah! No. Sono... Iscritti. Subito tutti pronti. Denunciatelo, no? Comunque dimmi. Entra con i Lego. Ah, quello nuovo che hanno fatto, fatto dei Lego? Eh? Dei Lego movie. Eh praticamente c'è la scena in cui praticamente stanno per arrivare nel vecchio West. No, stanno scappando con questa mega Iper carrozza fatta di Lego. Si rompe la ruota e Helmet usa la sua testa. E, ci, e piazza la ruota sulla, sulla testa per riparare il carro, capito? <ride> eh, mi, mi ricorda molto perché si è messo la ruota in testa per far andare <ride> come nel, nel film sì. devi attaccare la ruota a, a qualcosa che gira se la metti in testa. Quello è un bellissimo film Soprattutto per me che Praticamente da bambino ci giocavo con i Lego. No? Non so te. Sì, ma credo più. che Mezzo Mondo abbia giocato con i Lego da bambino. Dai, chi non ha giocato con i Lego da bambino? Voi iscritti avete giocato con i Lego da bambini? C'è di nuovo gente sul ponte, che barba! E noi la macchina ce l'abbiamo là. Sì, sono anche stato stupido a parcheggiarlo là, ma non avevo voglia di farmi tutto il giro in mezzo alla città. Adesso mettiamo magari un po' di benzina, che dobbiamo poi arrivare fino all'aeroporto e ritorno. Hm? Che dici? Ho oh, portato via una tanica io. Sì, anch'io ho una tanica di benzina. Se hai più che altro la fiamma ossidrica, la sistemiamo anche. Sì, l'ho già sistemata. Ah, è vero, ho visto. Allora tiro giù giusto questo zombetto che è qua a dar fastidio. Ok, metto benzina e riempio la tanica. No, è meglio non affrontarli con una tanica di benzina, però di zombie. Eh? La katana credo che sia uno strumento più efficace. Sarebbe bello andare fuori con uno zombie, ma. Non c'è ancora questa possibilità. Questa opzione, vediamo se. Non so se è piena, forse devo fare un altro giro ancora. Sì, effettivamente potrei spostare la macchina. Eh, infatti, aspetta, che non vorrei fare danni Io andando in retro in mezzo al mare. Ok, riempiamo tutto il quanto No, per favore, carissimi, lo so che mi volete molto bene, ma io no Io non vi voglio bene Perché siete stati davvero cattivi Ma, scusa, non lo Ah, ops Ah, ne avevi un altro, ce n'era un altro là? Vabbè, adesso è piena se vuoi possiamo andarcene. Un attimo che riempio di nuovo la fermati. Ma oh. mi stavo drizzando. No. Addio, vote big G. Tu hai la mappa per caso? No. Come ti ho ripetuto parso Già è vero, è vero. Vediamo se mi ricordo per arrivare all'aeroporto. Sì, sì, dobbiamo arrivare alla nostra vecchia città e poi girare a destra. Quindi, qua è la nostra vecchia città. Tra l'altro ho lasciato questa macchina parcheggiata in mezzo ai piedi. Allegramente proprio. Tu hai guardato. Oddio, Ops. Abbiamo qualche guaio. Ok è scesa Aspetta Dove sei? Dove sei andato? Eh sono cascato giù dalla macchina C'è uno zombie dietro Due eh. Tre eh. Ma perché mi mangiano sempre me quegli scemi? C Ho il 50% di vita adesso Probabilmente hai un... Un sapore Justo. migliore Esatto L'ultimo è quello degli scacchi Esatto, quello degli scacchi che ti avevo già fatto vedere l'altra volta Ma è veramente ridicolo, va bene che ho una presa per il culo però <ride> no, <una presa> in <ride> Sì tivo, effettivamente però. È un po' assurdo come cosa Ma sono un po' degli easter egg diciamo alla fine più che degli achievement Chissà cosa si inventeranno dopo. Beh, facciamo il giro da dietro, tanto non dobbiamo passare in mezzo all'aeroporto. Spero solo di non finire in mare. Vorrei incastrare tra gli alberi la macchina. Oh. Oddio, aspetta che mi metto un po' meglio, che qua non mi piace quella posizione. Ok, parcheggiamo qua, va che è meglio, perché là non mi sento sicuro a girare. Lo strapiombo. Sì, perché forse è più facile arrivarci dall'altro lato, se ho preso il lato più scomodo. Ci sei? Sì, sì. Devo. Ok, allora andiamo verso quell'isoletta che è l'obiettivo per il nostro ultimo achievement. Tanto sc scusate, posso guardare da quanto tempo stiamo registrando? metto che più o meno stiamo registrando da 20 minuti eh, anche di più molto di più spara un numero dove vai 40 no meno 32 un po meno 29 un po meno 25 e 60 no 26 sì prima era 26 Adesso sarà, boh, forse 27 già. Beh, arriviamo a fare questo e poi chiudiamo. Sto facendo sempre degli episodi più lunghi, mi voglio del male. Ci sarà qualcuno che mi punirà per questo sfruttamento della linea intensivo. Ci sei? Ah oh no, forse no, anche perché io ho lo sprint super supremo. Tu non hai più neanche le skill, vero? Okay, ho farmato un po' di materiali e ora allora me li sono ripresi uh -huh. Una rottura di scatole, rinizia Sì, un po' sì Ta Questo è il torneo di scacchi, il campionato mondiale di scacchi 2014 Due sedie in mezzo al nulla di là c'è una zona con dei, dei drop, diciamo e degli zombie che spawnano laggiù, ma là proprio niente, due sedie in mezzo al nulla. Tra l'altro uno che va direttamente là non se ne accorge magari neanche del fatto che ci siano due due sedie in mezzo al nulla, e qual è il famosissimo se campionato se mondiale? Questa se, se, se ne accorge come? Perché vede una finestra spuntare così a caso, cos'è? Ne accorge uno che è il pestandolo. Magari ci vai sopra, sì. oh, ho fatto un archivement. Vediamo se trovo qualcosa per curarmi. Qua perché ho preso un po' di danni. Oh, schiarire! Sembra che fossero uno sopra l'altro. Dottori, dove dottori? C'era un marinaio, un... un tizio uncolo là. Ma qua solitamente ci sono drop. Poco interessanti. Eh. Ah, c'è una... una luce qua che possiamo mettere a casa della stoffa io direi che questo posto lo possiamo ribattezzare schettino 2 schettino 2 come parcheggiate sì. la nave si sì, si sì, deve, sì, stato... sì, deve essere stato schettino a parcheggiare la nave ciao bel bimbo ti spacco la faccia Ah oh, no me l'hai spa spaccata tu dov'è oddio da dietro <ride> Oddio, Quanto sto bello? morendo 24%. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, ne hai uno dietro. Ah, si è incastrato. Io Vai ho dentro. solo un, un coso per farmi. Ho, degli anti... ho delle vitamine, ma non mi danno vita. Mannaggia, si vede proprio nero quando hai poca vita. Almeno questa ti ha ridato un po' di vita, spero. Allora, Rag e Paint Killer e i Paint Killers. Ok, buono, sono di nuovo tipo al 59%. Oddio, qua c'era qualcosa, ma è che è del, dell'acqua. Corda. Non ci interessa. Corda non ci interessa. Con cosa hai fatto quella reg tra l'altro? L'avevo con me. Ah, ok. Perché io ho un pezzo di stoffa ma solo uno, quindi non mi ci faccio un Kaiser con quello. A tanto casa abbiamo delle altre cose che possiamo utilizzare qua non c'è più niente vero niente di niente quindi direi che possiamo concludere l'episodio qui ok sì dai concludiamolo qua anche perché siamo oltre i 30 minuti ora esatto credo di sì e ci metteremo delle, degli anni proprio per caricarlo quindi per questo episodio è tutto da 88 e mazzetesse ci vediamo e... nel prossimo episodio ciao a tutti ciao